Siamo dentro nell'albergo, ragazzi. Dobbiamo rubare lo smoking. Okay, sono in posizione nell'albergo. Hai informazioni? Bene, mi raccomando di perquisire tutte le stanze. È statisticamente probabile che ciascuna contenga almeno una parte di uno smoking. Cosa devo cercare nelle stanze? Ti rispondo subito. Cerca finché non trovi una delle parti di uno smoking. Mi piacciono i piani in cui devo cercare dappertutto. Beato te, Sly, la tua risatina. Allora, salve a tutti, io sono Gabri Costa. Ricordatevi che siamo dentro nell'albergo e dobbiamo rubare uno smoking. E dobbiamo entrare in tutte le stanze, se ci siete. Attenzione, quanti parla Lord Rasha. L'aperto è al culmine e gli ospiti sono tutti nella sala da lavoro. Tuttavia, anche se è un evento di altissimo livello, non è detto che lo siano anche gli invitati. State attenti agli intrusi. Non voglio pubblicità negativa. Avete sentito? Questa è la voce di Rajan. Ha fatto un ruggito spaventoso. Ruggisce come una tigre. Proviamo nella stanza di Rajan. È la stanza di Rajan. Mai aperta, potrebbero esserci misure difensive speciali. Ragazzi, dovete stare allerta. Questa è la stanza di Rajan, ma bisogna fare attenzione. Noi dobbiamo trovare tutti gli abiti e tutte le parti di uno smoking, se ce la facciamo. Vediamo cosa si trova. Ecco, scarpe da ballo. Allora, le scarpe da ballo noi le abbiamo prese. Ora vediamo di uscire da questa stanza di Rajan. Se usciamo da questa stanza di Rajan, andiamo subito dalle altre. Se le guardie ci beccano la torcia, c'è una soluzione. Saltate su questi cosi e basta. Che ci sarà in questa stanza? Quando le guardie hanno le tasche con gli oggetti lucenti nelle tasche posteriori, dovete svuotargliele. Quando uccidete una guardia o la torcia, arrivano anche le guardie piccole. Queste sono capre e scimmie, invece gli o la torcia sono rinoceronti. Torniamo a noi, vediamo che parte di uno smoking troviamo in questa stanza. I guanti! Benissimo, abbiamo trovato le scarpe da ballo e i guanti. Ora usciamo da questa stanza e andiamo da un'altra. E vediamo se troveremo qualcosa. Ricorda che il tasto triangolo lancia i nemici in aria e il tasto quadrato li sbatte a terra. Avete sentito? Questa è la voce di Bentley, il nostro aiutante. Anche voi ve lo dovete memorizzare, ragazzi. Il tasto quadrato lancia i nemici in aria. No, volevo dire, il tasto triangolo lancia i nemici in aria e il tasto quadrato li sbatte a terra. Ecco il farfallino. Scusate, sono andato un po' in crisi, un po' in pallone, vado in confusione, sono cose che possono accadere. Allora, noi abbiamo trovato scarpe da ballo, guanti e farfallino. Ora andiamo nelle altre stanze per cercare gli altri abiti. Ma prima troviamo qualcosa di più bello. Se riusciamo a prendere tutto il nostro bottino, lo portiamo al rifugio e lo si vende sul ladronet. Cosa troveremo in questa stanza? Camicia! Beh, ora cerchiamo l'ultima parte dello smoking nell'ultima stanza e poi saremo pronti per entrare nella sala da ballo e far stupire tutti gli invitati. Ricordatevelo, tasto triangolo e tasto quadrato per lanciare i nemici in aria e sbatterli a terra facendo il colpo di grazia.
Wow, giacca dello smoking, ecco fatto. Ecco fatto, ora hai uno smoking completo. L'usciere ti lascerà entrare nella sala da ballo. Vi saluto ragazzi, la sala da ballo è tutta per voi, con lo smoking che abbiamo preso. Arrivederci.